Benitez dà fiducia dal primo minuto a Zapata in attacco al posto di Higuaín. Fuori anche Hamsik dall'11 base e in campo dal primo minuto il macedone Pandev. Quindi il tecnico spagnolo per questa difficile trasferta contro l'Atalanta di Colantuono, formazione temibilissima in casa, ha operato delle novità clamorose in attacco, anche in vista del prossimo impegno di Coppa Italia, la semifinale dell'Olimpico di mercoledì contro la Roma, e più in generale tenendo presente il calendario fitti di impegni a febbraio che prevede ben 8 partite del Napoli. In campo poi per il resto la formazione tipo, quella con il belga Mertens e lo spagnolo Caleón sulle due fasce, due esterni di attacco. A centrocampo torna Zemai in coppia con Hiller, invece non c'è Jorginho che inizialmente va in panchina, l'acquisto italo-brasiliano che aveva convinto appieno nel match di Coppa Italia contro la Lazio. In porta Reina, difesa a 4, a cui scelte obbligate con Maggio e Revenier esterni di fascia, e con la coppia centrale Albiol-Fernandez. Napoli che in campionato, dopo i due pareggi consecutivi, quindi la doppia frenata in trasferta a Bologna e al San Paolo contro il Chievo, ha la necessità di vincere, di tornare ai 3 punti, sia pure su un campo molto difficile, appunto questo dell'Atalanta, per riprendere l'inseguimento al secondo posto occupato dalla Roma e per cercare di distanziare ulteriormente la Fiorentina, quarta in classifica e battuta ieri sera 1-0 a Cagliari.